StreamYard in 10 minuti, vediamo se riesco in così poco tempo a raccontarvi questo meraviglioso software completamente online, non bisogna installare niente, per fare live streaming e registrare video. Credo di farcela, soprattutto se vi rimando alla mia guida iper mega completa su questo applicativo. Ve la linko nella descrizione del video, così potete andarla a prendere se non vi basta questa infarinatura generale e volete approfondire. Troviamo StreamYard su StreamYard.com, clicchiamo fortissimo su Get Started e riceviamo un codice via mail che inseriamo dentro il sito web e siamo già dentro. Come vi ho detto, non dobbiamo installare assolutamente nulla. La prima cosa da capire è qual è la distinzione tra broadcast e destinations, le seconde, le destinazioni. StreamYard è soltanto in inglese, ma vedrete che i termini da capire sono davvero due, è veramente molto facile. Una volta che avete visto dove clicco io, potete farlo anche se non conoscete l'inglese. Le destinazioni sono le piattaforme dove vogliamo fare i nostri StreamYard, i nostri streaming, quindi YouTube, Facebook, cosa abbiamo qua? Twitch, abbiamo LinkedIn, oppure abbiamo anche la possibilità di attivare una destinazione manuale che andiamo a impostare noi inserendo direttamente i codici. Le destinazioni quindi sono le piattaforme dove facciamo lo streaming, mentre i broadcast sono i singoli streaming, quindi le dirette vere e proprie. Tra l'altro noi possiamo fare anche una diretta su più piattaforme contemporaneamente. Questo dipende anche dal piano di pagamento che abbiamo attivato. Ce n'è uno gratuito che funziona sempre, ma se vogliamo tutte le funzionalità complete allora dobbiamo fare l'upgrade e acquistare il piano a pagamento. In questo momento io sto facendo il test con il piano gratuito, pur avendo io un piano a pagamento perché è un software che utilizzo. In realtà in questo caso vi faccio vedere cosa si può fare col piano gratuito, in modo che vi facciate un'idea completa di quello che potete fare da subito se adesso volete iniziare a utilizzarlo. Quindi la prima cosa da fare è aggiungere una destinazione. Probabilmente la prima volta che attivate l'applicazione, ripeto, non va scaricata, si usa tutta da browser, vi troverete in questa schermata. Scegliamo nel mio caso il canale YouTube, ma è assolutamente indifferente. Andiamo a selezionare in questo caso l'account di Google collegato al canale e poi andiamo a selezionare anche il canale vero e proprio, gli diamo l'ok, clicchiamo su consenti, magari ci chiede la password, tutte le cose di sicurezza che già sicuramente conoscete, ed ecco che la nostra destinazione è collegata. Ora non ci rimane altro che andare a creare la diretta vera e propria. Lo facciamo cliccando su Create Broadcast. Se vogliamo andare ad aggiungere altre destinazioni o a modificarle, abbiamo sempre qui la voce di menu sulla sinistra, Destinations. Andiamo su Broadcast, clicchiamo su Create Broadcast e qui dobbiamo andare a dirgli ok, ma dove la facciamo questa diretta? Beh, in questo caso è semplice, la facciamo nell'unica destinazione che abbiamo collegato, ovvero il canale YouTube. Diamo un titolo alla diretta, una diretta molto bella, scegliamo eventualmente di scrivere una descrizione e decidiamo la visibilità di questa diretta. Nel mio caso non deve essere pubblica come magari sarà nel vostro, ma sarà privato in modo che gli iscritti e le iscritte al mio canale non vedano che sto facendo questa diretta di test per il tutorial. Possiamo anche programmare la diretta, direi schedulare, ma poi voi vi arrabbiate, dite non si usano gli inglesismi, allora diciamo programmare, va bene. Decidiamo in questo caso la data in cui sarà realizzata la diretta vera e propria e YouTube la caricherà come diretta programmata, in modo che poi possiamo rientrare nella diretta e lanciarla al momento giusto. In questo caso non la vogliamo programmare, quindi deselezioniamo e clicchiamo direttamente su Create Broadcast. Lui ci metterà qualche secondo, vedete che carica tutto il broadcast studio e poi ci catapulterà, eccoci qua, dentro allo studio. Questa è un po' l'anticamera dello studio, vedete che nel mio caso è già tutto impostato, webcam e microfono, me ne accorgo perché vedo il mio meraviglioso faccione, ma anche perché vedo la barretta verde del microfono che fa su e giù. Nel vostro caso potrebbe essere necessario attivarlo, perché magari vi trovate in questa condizione e quindi dovete attivarlo, oppure andare a selezionare la webcam così come il microfono o gli altoparlanti da cui volete ascoltare i vostri ospiti. Potete anche attivare il green screen, eventualmente rimando alla guida completa per tutti questi dettagli.
Una volta che avete fatto tutto questo, scegliete il vostro nome che sarà visualizzato, così come quello dei vostri ospiti, sempre se lo desiderate, nella diretta, e poi cliccate fortissimo, mi raccomando, su Enter Broadcast Studio. Siamo a metà del nostro tempo e siamo anche circa a metà della spiegazione. Ce la stiamo per fare, questo è lo studio vero e proprio. Potete sicuramente immaginare che qui in alto vedete quello che vedranno i vostri spettatori e le vostre spettatrici, un vero e proprio schermo. E la prima cosa che volete fare è sicuramente aggiungere voi stessi allo schermo. Quindi cliccate fortissimo su Add to Stream. Ed ecco che in questo momento siamo dentro. Attenzione, non siamo in diretta. Per farlo dovremo cliccare su Go Live, ma lo facciamo dopo. In questo momento siamo soltanto nello studio. Quindi abbiamo inserito noi stessi e ora vi chiederete, ma se voglio inserire anche i miei amichetti e le mie amichette del cuore, come faccio a fare una diretta in più di una persona? Vi rimando ai piani per vedere il limite di persone che possono partecipare alla diretta in base al pagamento. Diciamo che in quello gratuito il limite massimo è 6 persone, voi compresi. Per invitare i vostri BFF, i vostri amici del cuore, dovete cliccare qui in basso su Invite, o invite, se vi piace di più la pronuncia molto corretta, molto british. Clicchiamo su Invite e inviamo loro questo codice. Adesso guardate, io lo copio nella clipboard, oppure posso fare CTRL-C, CTRL-V, tasto destro, copia, eccetera, eccetera, e lo mando, faccio finta di mandarlo a qualcuno. Adesso apro un'altra finestra del browser con la navigazione in incognito per farvi vedere che chi cliccherà sul link si vedrà aperta questa schermata. Non ha bisogno di iscriversi, non deve fare niente, non deve lasciare la mail. Semplicemente si trova buttato qui dentro, si dà il permesso al microfono, vedete, consenti microfono e webcam di accedere. Vediamo se riesco a selezionare la webcam giusta. Un attimo, perché ogni volta che faccio questa cosa qua mi si blocca tutto. Proviamoci, ce l'abbiamo fatta, è sempre la stessa di prima, chiaramente. Immaginate che io adesso sia l'ospite, quindi anche il nostro ospite fa le stesse cose che abbiamo fatto noi prima. Si dà un nome, Andrea II, ed entra nello studio. Ed eccoci qua, mutiamo il microfono così da non sentire. Oh mamma mia, oh mamma mia. Facciamo così, ecco qua, così almeno ho spento l'eco, sennò diventa veramente un disastro. E io che sono il regista, vedete che lo vedo arrivato, quindi posso aggiungere anche l'altra persona allo streaming. Adesso voi vedete me raddoppiato, immaginate che dall'altra parte ci sia chiaramente un ospite. Vedete che qui sotto posso andare a cambiare anche il modo in cui viene mostrato lo schermo, posso mettere soltanto me, posso mettere entrambi gli ospiti a tutto schermo, oppure posso metterli in modo che si veda l'intera inquadratura. Insomma, è molto intuitivo questo aspetto qua. Tra l'altro, una cosa che adesso voglio fare è anche mandarmi lo stesso link sul telefono, in modo da farvi vedere che anche dal telefono si può accedere. Semplicemente ho cliccato sul link, ve lo faccio vedere così velocemente. Vedete che anche nel telefono si vede poco, mannaggia, un po' troppo luminoso. Proviamo a togliere la luminosità. Ecco fatto. Vedete che anche sul telefono sono entrato alla stessa identica maniera. E clicco quindi su Enter Broadcast. Ed ecco che... Ah! Mio Dio! Ok, dovrei avercela fatta. Ed ecco che vediamo anche nello schermo che abbiamo un terzo ospite che possiamo aggiungere allo stream allo stesso modo. Mannaggia, c'è una... aspettate, facciamo così. Ecco qua, ho silenziato il mio microfono in modo che i miei ospiti finti non mi sentano. Ecco che adesso siamo in tre dentro lo streaming a ballare l'Alli Galli. Ma che umorista, che umorista pazzesco che sono. E basta. Nel momento in cui siamo pronti per andare in diretta, clicchiamo su Go Live e clicchiamo ancora su Go Live per conferma ed ecco che siamo in diretta. Ho ancora un minutino di tempo per farvi vedere che qui sulla destra posso intanto leggere i commenti delle persone che mi scrivono ed eventualmente mostrarli anche all'interno della diretta, ok? Posso
nascondere, mettere vedete e togliere gli ospiti all'interno della diretta, e posso sempre cambiare le modalità con cui vengono visualizzate le persone. Posso anche condividere lo schermo, vedete share screen qui sotto, e qui sulla destra posso aggiungere anche delle scritte che mi vado a preparare, oppure posso cambiare il modo in cui viene mostrato lo schermo, posso eventualmente lanciare dei video, guardate. In questo caso ho lanciato un conto alla rovescia, oppure posso andare magari a cambiare alcune impostazioni della diretta. Vedete che la qualità nel caso della versione gratuita è limitata a 720p, quindi qualità HD ma non full HD. Questo è quanto. Quando la mia diretta è finita clicco su End Broadcast. Mi raccomando, prima di mettervi le dita nel naso cliccate sempre su End Broadcast. Clicchiamo ancora su End Broadcast. Vedete che adesso la mia webcam è un pochino sfocata, mannaggia, ma questa è colpa della webcam, non di StreamYard. E voilà, la nostra diretta è terminata. Con facilità incredibile abbiamo fatto la diretta. Possiamo tornare eventualmente in StreamYard cliccando sulla paperella. Attenzione che possiamo anche andare a guardare la diretta su YouTube oppure scaricarne le registrazioni. Questo credo solo nella versione a pagamento. Verificatelo voi. No, sembrerebbe anche in quella gratuita, ma non ci giurerei, devo dirvi. Verificatelo voi. Andiamo a cliccare su View on YouTube e vedete. Ok, andiamo avanti. Ed ecco qui la diretta che abbiamo fatto proprio poco fa. La vediamo su YouTube, in questo caso io la vedo perché sono dentro al mio stesso account, perché la diretta era privata. Questa cosa qua, quindi View on YouTube, ci serve anche per prendere il link da mandare alle persone che vogliamo avvisare della diretta. E più o meno il meccanismo è lo stesso anche se parliamo di Facebook o di Twitch. Quindi la situazione è molto molto simile. Basta! Io vi ho raccontato tutto, vi rimando nel caso in cui vogliate approfondire alla mia guida completa che vi linko nella descrizione di questo video, e vi aspetto su ciraolo.me se volete conoscermi meglio, fare altre cose fighe insieme a me. Vi super mega ringrazio e vi mando un abbraccione super mega gigantesco. A presto!